Ciao a tutte, ciao a tutti. Allora, nuovo video, chiacchiericcio. Come state? Spero bene. Allora, questo era un video chiacchiericcio per tenerci un po' di compagnia, ma o stasera o domani vedrete degli altri, perché ho visto che se non carico tanti video assieme, l'uno preso all'altro, non lo so, non riesco a essere più attiva come prima, quindi mi devo dare più grinta e caricare più video. È vero che adesso c'è un caldo torrido, ma in qualche modo voglio per forza parlare con voi, perché mi piace un mondo parlare con voi. E niente, almeno mi ho sistemato queste sopracciglia perché non mi piacevano come ero, per carità, non erano un bel vedere, quindi ho detto perché non mi sistemo le sopracciglia e poi parlo con le ragazze. E così ho fatto. Premetto già questo video, non so se lo edito o meno, ma non credo che lo edito, però almeno parlo con voi. Nulla, appena posso farò dei video mukbang, se riesco, non è detto. Con questi video mukbang forse li metto muti, non lo so, vediamo, ma non credo, penso che non metterò più video audio originale. O mangerò in camera, forse mangio in camera, perché se mangio in cucina o in sala, rumore della TV assicurata, e a me non mi sta bene, quindi mangerò di sicuro da qualche parte qui in camera, da qualche parte, qua dove siete appoggiati voi. Scusate se mi vedete fare questi gesticolamenti strani, ma non riesco a stare ferma, e vabbè, e niente, quindi nulla. Era un breve aggiornamento di come sto io. Sto crepando di caldo. Ultimamente sto andando poco al mare, ma è perché non ce la faccio proprio andare al mare, ragazzi. Ho troppo caldo, poi l'acqua è, non dico che è gelata, ma manca poco. E nulla. Poi ovviamente il trucco forse riprenderà a settembre, varo ottobre, vediamo. Ho sentito dire delle cose poco belle qua di YouTube. Non inerente al mio canale, in generale su questa piattaforma, non voglio dire di cosa, ma andate su altri canali che hanno detto la stessa cosa. Adesso non sto qua a rivelarvi di che cosa, perché non vorrei che YouTube mi facesse un brutto scherzetto. Quindi niente, io vi auguro a tutte voi una buona serata, ragazze e ragazzi, perché so che ci seguono anche, che mi seguono anche i maschietti. Sì, stavo dicendo che ci seguono, vabbè, perché ogni tanto faccio video con mia nonna, come vedete, ed è per questo motivo che mi vedete ogni tanto collaborare con mia nonna a fare video svuota la spesa, unboxing video spesa, haul, come volete chiamarli voi. E nulla, ragazzi, questo era tutto. Non so quando riuscirò a fare video pulizie, ma non credo che li farò sempre. Anzi, farò altri video vlog barra chiacchiericci. Ogni tanto mi guardo qua perché non vorrei avere le sopracciglia troppo storte, stortarelle, vabbè, storte, come. Vabbè, niente. Insomma, non è che mi piacciono tanto queste sopracciglia, vorrei un po' tagliuzzare da questa parte e toglierne un po' qua, perché mi rendo conto che mi sa che sto diventando, aspettate un po', Leo, o Elio, come si chiama? No, Elio, sì. Le ho troppo ravvicinate, queste sopracciglia troppo ravvicinate non mi fanno impazzire, quindi qualcosa dovrò fare, non posso mica tenerle quasi scimmiottis, anche no, grazie. Però qualcosa dovrò pur fare. E nulla. A proposito, volevo vedere un prodotto che ho comprato per profumare la casa. Per dopo aver pulito casa, spazzato, spolverato e tutto il resto, ho acquistato questo prodotto qui, i Tesori d'Oriente, Hammam. Hammam, boh. Spray aromatico per ambienti, argan e fibre di arancio, questo qua, vedete? No, non si vedrà mai la mazza, ma ci provo. Vabbè, questo qua.
Ora non ho la luce di là perché, ragazze, non ho voglia di mettermi lì bella con la luce artificiale per la ring light, ma spero che si veda qualcosa, vedete? Sì. Forse così si vede. Hammam, vedete? I tesori d'Oriente. Allora, argan e fiori d'arancio. Questo. Buoni, mi piace da morire. Profumo, no, non è brutto, ma ne devo spruzzare un pensierino, un pizzico, come si suol dire, un goccino, perché sennò diventa pesante, già ve lo dico. Vabbè, ieri ci sono andata giù pesante. Stamane ho ripulito tutto e ci è andata un po' pesante. Non so se faccio, se mi viene da farlo apposta o cosa, ma perché, ragazzi, io non voglio sentire odori bruttissimi, cose varie. Vabbè, lasciamo stare. Però sì, mi ci trovo bene. Di quanto è? Flacone 250 ml di prodotto. Vedete? C'è scritto qua 250 ml di prodotto. E la fragranza è buona. Sa di, proprio di argan. Già. Poi mi ha preso queste veline della Lulu. Sempre sapono i profumi quelli presi, sia il deodorante spray che le salviettine, queste qua Lulu, che lo utilizzo per trucco, anche per soffiarmi il naso, lo ammetto, non me lo può fregare di meno. E 150 veli, vedete? Già, non male, per tutti, tutti li si fanno bene, sia make up, pure gli swatch, vabbè, per pure gli swatch o altro, tipo queste salviettine qua rinfrescanti. Che utilizzo anche per igienizzarmi le mani, oltre che per pulire gli swatch, a 1,78. Vedete? Già. E nulla. Poi ancora cosa ho preso che non mi ricordo più. Qui. Vabbè, il resto lo vedrò in un prossimo video a parte, perché tra poco devo mangiare e quindi non vorrei fare tardi a cena. Quindi io vi saluto. E non lo so, vi ringrazio per l'ascolto perché già mia nonna le dà fastidio vedermi fare video come sono senza trucco, senza niente, ma deve capire una cosa, prima di tutto si suda dal caldo, si crepa dal caldo e a truccarmi a me un me va, un me frega una mazza, non mi interessa. Quindi pace, pace. Per chi si vuole truccare, bene, pace, per chi non si vuole truccare. Stavo cercando i miei prodottini là da farvi vedere, da recensirvi, ma mi sa che vi faccio un video a parte. Sennò qua non teniamo veramente più. Già. Ho una valanga di prodotti da farvi vedere, da recensire, valanga. Con i pochi prodotti, con qualche prodotto in croce. Ma ho anche i miei acquisti da farvi vedere, che non mi ricordo manco più dove l'ho messi. Ah no, sono sotto la scrivania, sì. Poi, come prodotto che stavo provando l'altro giorno, che ovviamente non mi è piaciuto, fior di magnolia, Eco Cosmesi, Nine, no, mi brucia la pelle, ragazze, ve lo sconsiglio perché a me non è piaciuto. Cioè, vabbè, ogni opinione è soggettiva, ovviamente, io parlo sotto mia opinione personale, nella mia esperienza, che questo qua. Ahimè, non mi piace, è un'acqua micellare, appunto, acqua micellare bio, a tripla azione, con estratto di magnolia, succo di aloe vera, rosa damascena, 200 ml, ma questo no. Ha un odore poi che fa veramente pietà. No, e ha già anche cambiato il profumo, quindi no, non mi piace. Penso che lo utilizzerò per gli swatch e il resto nada. Perché non è fattibile da utilizzare, ha fatto anche venire la tosse, da utilizzare come struccaggio, perché no, non mi è piaciuto per niente. Aspettate che ve lo rimetto qua. Ok. E nulla, comunque vi stavo dicendo che tra settembre e ottobre comincerò con i video make-up di trucco, appunto. Video make-up di trucco, la stessa cosa, ma vabbè. Comincerò a fare video di trucco, video outfit, video sui gioielli, perché adesso non so se riuscirò a fare tutti questi video, sperando sempre che, tra virgolette, la piattaforma non faccia brutti scherzi ai creators, a noi creators, perché,
avete capito benissimo di cosa parlo. Quindi lasciamo perdere, niente ragazze. E sì, arrivano! E niente, io vado. Ciao ragazzi, a presto, un bacio.